Stiamo arrivando agli ultimi scampoli di questo 2021, che è stato non semplice per molti di noi, per molti aspetti: l'emergenza sanitaria, la crisi economica, tante le difficoltà che insomma hanno affrontato anche i biellesi. Sindaco, insomma, qual è il bilancio che lei trae da questi 12 mesi? Ma sono stati sicuramente mesi difficili. L'emergenza sanitaria ha creato delle situazioni pesanti per tutti, però la crisi è una parola che significa anche cambiamento, che dà delle opportunità. Se tutto questo arriverà, ci siamo preparati, abbiamo fatto tutto quello che serviva, potrebbero arrivare delle risorse importanti che potrebbero cambiare un po' l'aspetto di Biella e fare quelle cose che all'inizio abbiamo trascurato e non abbiamo fatto allora per tempo, ma recupereremo. Allora senta, sindaco, lei ha parlato di bandi, sappiamo che in questi mesi questa è stata una tegola che veramente è caduta in testa alla giunta, ci sono state difficoltà, non sono ancora risolte del tutto, ci dettagli. Ma sì, abbiamo fatto un errore su un bando. Prima di quell'errore eravamo osannati da tutti, l'opposizione faceva veramente difficoltà, aveva difficoltà enormi a poter dire che non andavamo bene, poi è diventato lo sport locale quello di sparare addosso alla nostra giunta, quindi faremo tutto quello che va fatto. Certo, era un'occasione, ma quel bando ancora non ha portato nulla a nessuno, i famosi milioni tanto strombazzati nelle altre città non si sono ancora visti, perché è ancora tutto in forse quella cosa lì. Poi, per carità, avremmo dovuto partecipare, questo non cancella l'errore. Ora però è il momento di chiudere definitivamente il cerchio, c'è molto da fare, abbiamo capito l'errore che abbiamo fatto. Si sono scatenati su tante altre cose, ma onestamente non è che trovino, io sento gridare al lupo anche da tanta parte dell'opposizione, ma sono quattro urla sterili che non trovano riscontro. Chi ha un po' di cervello, un po' di intelligenza, vede le cose che abbiamo fatto, dal salvataggio della funivia, al salvataggio della SEAB, al miglioramento di tante condizioni, al fatto che i giardini e i parchi sono tantissimi e piano piano li stiamo mettendo a posto tutti. Rivolgo un appello, so che siamo in fase di definizione perché è a giorni l'assetto che stabiliremo insieme per il proseguo del cammino, che è indiscutibile, proseguirà e proseguirà serenamente fino alla fine del mandato, perché la lealtà è una questione che non si discute da parte dei miei alleati come da parte nostra nei loro confronti. Quindi faremo un qualcosa che migliorerà ancora l'efficienza di questa giunta, che è l'unica cosa che vogliamo fare, per poter fare qualcosa per i nostri cittadini e per migliorare le condizioni della città. Vedrete che vi sorprenderemo, perché gli ultimi 2 anni e mezzo saranno qualcosa di diverso dai primi, ma ricordiamoci che i primi anni servono per sistemare la macchina. Io faccio sempre questo esempio: se vuoi andare forte devi avere una macchina che ha delle gomme buone, motore e tutto, quindi il comune deve essere preparato al suo interno, queste cose non si vedono. Quando ho fatto sindaco precedentemente ci ho messo degli anni prima di mettere fuori il primo lavoro pubblico, siamo arrivati quasi dopo 4 anni, c'è da cambiare completamente una situazione. Qua la situazione è ancora più grave, vuoi perché il comune è più grande, vuoi per le scelte anche sbagliate delle precedenti amministrazioni, che sono soprattutto rappresentati da quei signori che adesso come i 3 moschettieri vengono a riproporsi come se fosse il nuovo che avanza. Al massimo non sono i 3 moschettieri, ma sono il secondo libro che ha scritto Alessandro Dumas, i 20 anni dopo, arrivano un po' fuori tempo massimo.